ci sono Bill Gates, Jeff Bezos e Michael Bloomberg che insieme vanno in Groenlandia. No, non è una barzelletta. È una notizia che in questi giorni ha di nuovo fatto parlare di questi super ricchi americani che stanno investendo in un progetto ambizioso e rivoluzionario: trovare metalli preziosi e terre rare sotto il ghiaccio. L'idea dei tre miliardari è molto semplice: scovare sotto i ghiacci della Groenlandia quei metalli preziosi che oggi vengono chiamati terre rare, indispensabili per la produzione di componenti elettronici e soprattutto di batterie. Un'esigenza che nasce dalla sempre crescente domanda di materie prime come nickel e cobalto, domanda che è spinta dalla corsa al passaggio alle auto elettriche. La comunità europea è stata molto chiara: stop alla produzione e alla vendita di auto con motore a scoppio a partire dal 2035. Questo ha portato tutte le compagnie produttrici di auto ad attivarsi, iniziando a progettare vetture elettriche. Se non lo facessero, nel giro di pochi anni si ritroverebbero a far la fine di Kodak, che al tempo rimase sulle pellicole fotografiche analogiche mentre tutto il mondo si stava convertendo alla fotografia digitale. Il passaggio all'elettrico però non è così scontato. Per produrre le batterie sono indispensabili litio, nickel e cobalto. Contrariamente a quello che si possa pensare, a quello che il nome terre rare fa pensare, queste materie prime non sono così scarse. Il nickel, per esempio, è il quarto materiale più diffuso sull'intero pianeta. Il problema è che la Cina si è già accaparrata da tempo gran parte dei siti di produzione presenti in tutto il mondo. La Cina si conferma una nazione, forse l'unica insieme alla Russia, ad avere dei piani, dei progetti a lungo termine, come avevamo visto nel video in cui parlavamo della nuova via della seta. Vi lascio il link del video in descrizione. Questo è il motivo che ha spinto la cordata Bezos Gate ad investire, attraverso il loro fondo Breakthrough Energy, in una startup americana chiamata Cobalt Metals, nota per aver sviluppato un innovativo metodo di ricerca dei materiali. Con degli elicotteri con attaccato letteralmente degli strumenti molto sofisticati, la società Cobalt Metals vola sopra il terreno e riesce a misurare il campo magnetico al di sotto della superficie, capendo così che tipi di rocce sono presenti. Sarà poi l'intelligenza artificiale a capire dove, a partire dall'estate prossima, dovranno cominciare gli scavi. Come ha detto il Corriere della Sera, questa è la società che ha la tecnologia per creare il Google Maps della crosta terrestre. Grazie al progressivo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, che è proprio un problema causato dal global warming, il problema che con il passaggio all'elettrico e all'energia pulita vogliamo risolvere, oggi è diventato più facile e più conveniente scovare questi depositi di metalli. La Groenlandia ha una quantità incredibile di queste terre rare, infatti sotto i ghiacci sono presenti 1,5 milioni di tonnellate cubiche di questi metalli preziosi. Bezos e Gates non sono i primi a voler mettere le mani su questo territorio. Se vi ricordate, fu proprio l'ex presidente degli Stati Uniti Trump, durante il suo mandato, ad avanzare l'ipotesi di un acquisto addirittura dell'intera Groenlandia. Essentially it's a large real estate deal. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying. Un'uscita, quella del presidente, che fece ridere tutto il pianeta, ma che evidentemente non era poi così un'idea stupida. Anche Elon Musk è alla ricerca di terre rare. Il visionario CEO di Tesla ha appena chiuso un contratto con l'Indonesia per una fornitura di nickel da $5 miliardi. L'Indonesia è il maggior produttore al mondo di nickel, infatti detiene il 23% delle riserve mondiali di nickel. Una materia prima essenziale, il nickel, per produrre le 20 milioni di autovetture che Elon Musk vuole mettere sul mercato entro il 2030. Pensate che l'accordo di Elon Musk ha fatto salire il prezzo del nickel, che è quotato al London Metal Exchange, di oltre il 10% in pochissime sedute. I big del mondo stanno correndo letteralmente a fare scorte di terre rare. E noi come facciamo a guadagnarci? Il metodo più
efficiente è investire in un ETF che a sua volta investa in aziende attive nell'estrazione e nella raffinazione di queste terre rare. Se, come crediamo noi di investire.biz, il mondo ancora non si è davvero reso conto quanto queste terre rare siano importanti per la transizione ecologica che stiamo vivendo in questi anni e di quanto questi metalli siano importanti per sostenere questa transizione, molto probabilmente il loro prezzo è destinato a salire tantissimo, e salendo tantissimo saliranno anche i margini, i fatturati e gli utili delle aziende estrattrici. Abbiamo individuato un ETF di VanEck che si chiama proprio Terre Rare e Metalli Strategici. Vi lascio sia l'ISIN del prodotto che il link alla pagina dell'emittente in descrizione. È un po' caruccio, ma d'altronde investe in aziende nelle quali non è nemmeno tanto facile investire, visto che si tratta di aziende cinesi, australiane, insomma aziende un po' particolari. Fateci sapere cosa ne pensate delle terre rare nei commenti, e se volete avere altre idee di investimento vi invito ad iscrivervi al webinar del lunedì, un appuntamento che viene fatto online ogni lunedì appunto alle ore 18, dove noi trader di investire.biz condividiamo quelle che secondo noi sono le migliori idee di investimento e di trading per la settimana. Anche del webinar del lunedì vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi anche se non potete partecipare in tempo reale, così riceverete la registrazione. È tutto gratis. Noi ci vediamo al prossimo video.